Arriva la tempestiva nota delle due aziende sanitarie che hanno visto i propri medici al centro della vicissitudine legata ai falsi Green Pass. La dottoressa Grillone Tecioiu, medico di base con studio a Creazzo, e Volker Eric Göppel, medico in un ambulatorio di Fara Vicentino, chiamati dalle proprie aziende a rispondere di quanto accaduto e come anticipato dalle ULS in questione, saranno sostituiti quanto prima. L'ULS Ottoberica ringrazia la squadra mobile per l'operazione portata termine, frutto di un lavoro di indagine al quale anche l'azienda ha contribuito, mettendo a disposizione degli inquirenti le informazioni in proprio possesso. La segnalazione è avvenuta a seguito di alcune anomalie rilevate dall'azienda nel numero di vaccinazioni effettuate dalla dottoressa Grillone nell'ambito di una costante e meticolosa attività di monitoraggio condotta dall'azienda sociosanitaria. L'ULSS 7 Pedemontana esprime apprezzamento e gratitudine in relazione all'operazione condotta dalla squadra mobile, che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui il dottor Volker Eric Göppel, che dallo scorso mese di novembre prestava servizio come sostituto medico non dipendente dell'azienda in rapporto di convenzione in un ambulatorio a Fara Vicentino. Mi complimento con la squadra mobile e ringrazio gli inquirenti, sottolinea il direttore generale Bramezza. È sconcertante constatare che dopo tutto quello che abbiamo passato, proprio un medico possa arrivare a tanto. Nella giornata di oggi, 23 febbraio, l'ULS 7 Pedemontana si è attivata per trovare un medico sostituto al fine di garantire la continuità dell'assistenza a tutti i pazienti del dottor Göppel. Nonostante il momento molto difficile, anche per il reperimento di nuovi medici, è già stato individuato un nuovo incaricato che presterà servizio nel medesimo ambulatorio a partire da domani per alcune ore al giorno.